mattina, estate, tra qualche giorno ricominciano i palinsesti invernali, grandi attese per grandi e piccini, come si suol dire, piccini in particolare, che hanno appunto anche dei grandi, sicuramente per noi grande attesa di andare in vacanza, però per alcuni appunto attesa di vedere i programmi dell'inverno, e anche i bambini che oramai hanno dei canali a loro dedicati, come ad esempio Rai Gulp e Rai Yo-Yo, attendono soprattutto il ritorno di quello che è il cartone che spopola in questo momento. Peppa Pig. Ma non solo quello, noi vorremmo capire oggi se questi personaggi e le loro storie siano davvero educativi. Ne parliamo con Luca Mazzucchelli, psicoterapeuta della famiglia, buongiorno e benvenuto, e con la nostra Arianna Ciampoli, conduttrice di Mezzogiorno Italiano e madre di una bambina di 10 anni, sì. Di Angelica. Benvenuti a entrambi. Mazzucchelli, cominciamo subito con i nostri programmi, i nostri cartoni animati. Possono essere educativi? Quanto lo sono veramente? Ma credo sempre di più una funzione pedagogica è importante, che ci piaccia o meno, sono costruiti ad hoc per comunicare con, ecco, i bambini. Chi è che li costruisce i cartoni animati? Beh, ci sono sicuramente una delle serie di creativi, complete. Ci sono sicuramente una serie di creativi. Io credo che la professionalità psicologica sia sempre più importante, proprio per quello che lei diceva prima, la funzione educativa che svolgono. La televisione purtroppo, da un certo punto di vista, viene sempre più vista come una babysitter passiva dai genitori che delegano a lei la tenuta dei bambini. Quindi i cartoni animati rappresentano anche dei modelli, così come noi adulti o gli adolescenti si ispirano a calciatori, personaggi televisivi, autori. I bambini, oltre ad avere i genitori come principale riferimento, hanno anche i modelli e i valori che vengono veicolati o proposti loro dai cartoni animati. È un cartone animato come Peppa Pig. Parole tue. Un cartone animato con parole come Peppa mie. Pig. Basta, per favore. Che tipo di modelli veicola, ammesso che veicoli dei modelli, ecco. Una cosa curiosa di Peppa Pig sicuramente è il tema della famiglia. È un cartone animato dove la famiglia è sempre al centro. Questa è una cosa che mi ha colpito. Però è una famiglia un po' particolare. È una famiglia un po' particolare, come un po' tutte le famiglie anche, devo dire, sì, famiglia di porcellini, ma con dei ruoli molto flessibili anche. La mamma ogni tanto lavora, ogni tanto invece sta a casa a cucinare, il papà si alterna di ruoli molto bene. Presenta un certo elemento anche di multiculturalità, da specie, di animali che convivono insieme. Proposta dei vecchi cartoni animati, no? Anche nelle reti di oggi. Sicuramente è una vittoria un po' anche della semplicità, disegni stilizzati ma molto colorati, divertenti, episodi brevi, 5 minuti. Vogliamo vederne insieme un passaggio, perché poi c'è chi non ha figli e non ha mai visto Peppa Pig. Tu non hai mai visto Peppa Pig? Io non ho mai visto Peppa Pig. Andiamo a vederne un pezzetto. Strano. Peppa Pig viene trasmesso anche in inglese, ascoltiamo intanto un breve estratto, poi lo commentiamo insieme, perché sentiamo. Are we nearly there yet? Not yet, Peppa. Let's play a game. We each have to spot a car of our favorite color. Scopo pedagogico anche da questo punto di vista, può essere una cosa utile per imparare l'inglese per i bambini, oppure cambiano canale quando si può imparare l'inglese così? Diciamo che si può iniziare a prendere una certa dimestichezza con un certo ritmo, la sonorità, alcune parole, sicuramente sì, oramai la maggior parte degli studi concordano che tanto prima si inizia ad essere esposti a una seconda lingua, tanto poi più facile sarà afferrare la competenza di questa. Arianna, tua figlia li guarda in inglese, guarda la televisione in inglese? Troppo no, ogni tanto tento alla decima replica della stessa cosa vista, per cui la sappiamo a memoria, tento di... Insomma, in tento l'autorevolezza che non mi appartiene, quindi dico questa volta l'undicesima o la vedi in inglese o niente. Dopo 5-6 secondi cedo e torniamo all'italiano. E la dodicesima. Vorrei commentare con entrambi un dato pubblicato dall'Istat nel 2013, quindi non aggiornatissimo, che dice che il 98% dei bambini di età compresa tra i 4 e i 14 anni passano davanti al televisore acceso 3 ore e 24 minuti al giorno, 3 ore e mezza. Inquietante, direi, no? Mazzucchelli, allora, è una babysitter la televisione. Sì, e questo rimette al centro, secondo me, il ruolo dei genitori, della famiglia, che deve essere veramente garante del fatto che se viene vista molto la televisione, quantomeno deve essere vista in maniera più intelligentemente possibile. In chiusura, danni sicuri dal fatto che appunto i bambini guardino tre dipende ore? Dipende come le si vede, di dipende queste tre ore come sono passate, a vedere che cosa, se al fianco dei genitori che spiegano, raccontano, aiutano a sciogliere le ambiguità, sottolineano gli aspetti positivi ed educativi del cartone animato. Dipende da certi fattori. Grazie Luca Mazzucchelli, grazie Arianna Ciampoli, Alessio a te.